Fermi tutti, regà, fermi tutti, fermi tutti, perché il Paris Saint-Germain... Non è possibile. Non ci posso credere! Non ci posso credere! Ma che cazzo vuoi? Ma state zitta! Ragazzi, me lo sentivo, regà, ho detto hanno appena pareggiato, fammi attaccare perché non vorrei che qualcuno la butti dentro. Il Paris Saint-Germain l'ha ribaltata. Oh, una cosa di quella, stavo per dire come il pronostico gameplay, al contrario, che abbiamo fatto oggi del buon Fabio. Niente, regà, l'Atalanta ha buttato praticamente una partita per un paio di minuti, ma avevano fatto una partita di quelle pazzesche. Una partita di quelle pazzesche. Io vi invito a passare sul link in descrizione perché ne riparliamo in live in un post partita dettagliato. Piattaforma Viola, trovate il link in descrizione. Iscrivetevi a questo canale, mi raccomando. Iscrivetevi al mio secondo canale, Road to 60.000 iscritti. Tantissimi mi piace per supportare i miei contenuti. Rivediamo. Regamo, sentivo. Ero tentato, dico no, vabbè, dico ormai andranno ai supplementari, non registro. E invece poi alla fine mi sentivo qualcosa, ho iniziato a registrare che il Paris Saint-Germain, ragazzi, si vedeva. Stava attaccato, si vedeva che probabilmente sarebbe passato un vantaggio e così è stato. Una cosa di quelle incredibili, ovviamente, Atalanta-Paris Saint-Germain. Quanto cazzo mi dispiace per l'Atalanta, ragazzi. Sono passati in vantaggio con Pasalic, tra l'altro gran bel gol, assist di Duvan Zapata. Ma Atalanta che nel primo tempo aveva... Aspettate che forse c'è il VAR review? No, non c'è assolutamente niente. Dicevo, Atalanta che aveva attaccato di più rispetto al Paris Saint-Germain, anche se il Paris Saint-Germain si era magnato un gol pazzesco con Neymar prima del gol di Pasalic, solo davanti al portiere, prova a piazzarla, la butta fuori. Cioè, sembrava Neymar, sembrava Cervinho, uno che salta tutti e arriva davanti alla porta, la butta fuori. Probabilmente avrebbe fatto di meglio anche Cervinho, chi può dirlo? Attenti che l'Atalanta attacca! L'Atalanta ci crede! Manca un minuto, regà, non credo che ce la fanno. E niente, insomma, quindi Atalanta che riesce a passare in vantaggio. Poi mi pare che sempre nel primo tempo Neymar spara una palla veramente in sinistro alle stelle di quelli esagerati. Ma c'era stata anche un'ottima occasione da parte di Adebur, un colpo di testa schiacciato a terra e Keylor Navas che lo va a neutralizzare. Secondo tempo diciamo un po' più tattico, Paris Saint-Germain che con l'entrata in campo di Mbappé ha fatto la differenza assolutamente. Kylian Mbappé, ragazzi, a livello tecnico lo conosciamo, è un calciatore che ti sposta gli equilibri. È salito il livello tecnico ovviamente del Paris Saint-Germain. E poi a forza di attaccare, a forza di attaccare, a forza di fare l'Atalanta, scusatemi, ha provato a reggere botta. È arrivato sto cavolo de gol de Marquinhos praticamente al 90° minuto su assist del solito Neymar. E stanno ripassando il gol che ha fatto Choupo-Moting, fatto praticamente poco fa su assist di Kylian Mbappé. Due gol praticamente uguali e Paris Saint-Germain che si ritrova praticamente dall'inferno al paradiso nel giro di pochissimo, ragazzi, nel giro di 3 minuti il Paris Saint-Germain si è portato a casa una qualificazione che ormai era completamente insperata. Ma mi permetto di dire che assolutamente l'Atalanta non se meritava di uscire così, cioè non dico tanto, almeno apportassela ai tempi supplementari. Poi regà, nel calcio lo sappiamo tutti, vince sempre chi fa un gol in più dell'avversario. Ma l'Atalanta aveva tenuto veramente bene, soprattutto il primo tempo lo aveva giocato in maniera particolarmente egregia. Poi lasciate stare che Neymar, regà, tirava in porta, una piava. Quando Neymar prende palla, salta l'uomo, se gira, se rigira, risalta, rifà. Ce ne sta veramente per pochi e lo abbiamo capito. Niente, sono riusciti ragazzi a portarsela a casa. Pare che io ho gufato, oh. Pare che me la sentivo, porca miseria. Ero indeciso se cominciare a registrare, dico, boh, probabilmente andranno ai supplementari. Poi ho visto sto Paris Saint-Germain che spingeva così. Ho detto, no, devo attaccare assolutamente perché potrebbero buttarla in rete. E così è stato. Ancora un affondo da parte del Paris Saint-Germain. Vediamolo in diretta e poi probabilmente terminerà la partita. Paris Saint-Germain che prova l'ultimo affondo, ma non c'è assolutamente nulla da fare. Dai! Eccolo! No. Mamma mia, ragazzi miei, questa mi sa che era l'ultima occasione. Fatemi sapere la vostra nei commenti, vi ricordiamo sulla piattaforma Viola. Mi raccomando, vi stiamo aspettando per un post partita dettagliato in live. Io stavo per far video, dico, probabilmente, insomma, la tanta, poi mentre, pa, perché io di solito registro poco prima del 90°, sapete, stavo quasi, no. Niente, regà, è finita. Regà, praticamente la partita è bella che è finita. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, fatemi sapere la vostra nei commenti. Ricordiamo che il Paris Saint-Germain beccherà la vincente tra Lipsia e Atletico Madrid che giocheranno domani sera.
È incredibile, guarda, una cosa incredibile.